Vabbè, io sono Paolo Panchetti, sono diciamo, responsabile per la Nissens Italia e dove la Nissens Italia fa parte diciamo, di un gruppo danese, che è un'azienda che si occupa di produzione di impianti di raffreddamento e climatizzazione sia per il mondo automotive che per il mondo industriale in generale. È un'azienda fondata appunto nel 2021, abbiamo 18 filiali in giro per il mondo, con siti produttivi in Danimarca, Slovacchia e Cina. E a livello diciamo, della divisione automotive, che sono diciamo, una parte della nostra attività, contiamo circa 80 milioni di euro. Per quello che riguarda diciamo, il caso specifico del mercato italiano, qua appunto parlavamo della crisi, no? Quindi ho fatto diciamo, semplicemente un confronto da quello che era l'azienda Panitalia nel 2008, era il momento in cui noi abbiamo identificato l'inizio della crisi, anche se sono state varie fasi internamente, noi consideriamo che la crisi è sempre la stessa, che ha avuto varie evoluzioni, ma non ne siamo mai usciti. E l'azienda, diciamo, noi siamo, nonostante diciamo, questo periodo, siamo passati questi 6 anni da quello che facevamo 8, diciamo, 6 anni fa, 1.200 euro di fatturato, a 3 milioni e 2. Diciamo, quasi triplicando il nostro fatturato, più che raddoppiando le unità vendute, e questo anche perché abbiamo introdotto nel tempo ulteriori gramme di prodotto che ci hanno permesso diciamo, di completare la nostra espansione. Un aspetto diciamo, particolare relativo al discorso della distribuzione, cioè dire che nel 2008 l'85% di quello che era il nostro fatturato avveniva attraverso il canale specialistico. Questo perché quando si parla di aftermarket, in particolar modo di quando si parla di cooling e di clima, diciamo, l'aftermarket dell'automotive non ha un unico tipo di distribuzione. Bisogna tutto andare a distinguere quelli che sono prodotti ad alto consumo, quali possono essere, non so, le spazzole per il cristallo, le pastiglie freno, che sono dei prodotti che hanno, diciamo, storicamente sempre avuto più o meno lo stesso canale distributivo attraverso il ricambista, che è il ricambista che rivende poi all'officina, che è poi quella che la rivende all'utente finale. Nel settore della climatizzazione, questo è un processo che è del raffreddamento, è un processo che ha subito una grossa evoluzione negli ultimi 10 anni, anche grazie, diciamo, o dovuto in parte anche all'aspetto della crisi economica. Da dire, prima era un prodotto totalmente ed esclusivamente in mano ai singoli specialisti, quindi parliamo di radiatoristi quando si parla di raffreddamento, piuttosto che parlare di aziende specializzate nella climatizzazione quando andiamo a parlare di prodotti di clima. Cosa ha portato diciamo, il passaggio dal canale specialistico al generalistico, diciamo, la trasformazione che attualmente fa? Se per noi, veramente guardando i nostri numeri, ci siamo spostati da un 85% che facevamo nello specialistico e quindi solo un 15% nel mano generalista, e siamo trovati un 78% nel canale generalista. Questo per due ordini di motivi. Uno, la crisi ha portato allo scomparire degli attori all'ambito di aziende specialistiche, perché si parla di aziende fondamentalmente di piccole dimensioni, gestite da una o due persone, che davanti alla crisi sono state quelle diciamo, con minore forza economica, minore solidità economica, sono state le prime a saltare. Secondo, in momento di crisi siamo trovati in una situazione di mercato che richiedeva prezzi tendenzialmente in calo, decrescenti. Quindi, dall'altra parte, la distribuzione generalistica si è trovata con l'esigenza di andare a trattare il proprio portafoglio prodotto prodotti che precedentemente erano considerati poco attrattivi perché portavano comunque una marginalità relativa rispetto ad altri, non avevano concetti di alte rotazioni di magazzino equiparabili a quelli che possono essere appunto le pastiglie freno piuttosto che i pneumatici, diciamo, i materiali di consumo. Questa carenza appunto di fatturato nelle grandi aziende distributive dovuta a una carenza, diciamo un calo del prezzo medio di vendita del mercato, ha spinto i big player ad andare a ricercare nuovi prodotti, nuove gamme prodotto da introdurre nel loro portafoglio per poter raggiungere i numeri che facevano precedentemente. Un altro aspetto che poi, qua, questi dati sono riferiti al nostro, questo è il caso specifico, quindi non parlo del mercato qua, sto parlando di noi personalmente. Noi nel 2009 abbiamo iniziato a diciamo, effettuare vendite via web a livello di B2B e siamo passati da uno zero, facevamo precedentemente, ora l'82% del nostro business avviene diciamo, in via elettronica. Questo anche è stato possibile perché la controparte a cui ci siamo andati a rivolgere il nostro interlocutore non era più solo lo specialista, quindi
storicamente una persona meno atta a rivolgersi a alta tecnologia, diciamo, persona a livello culturale un po' più basso, meno usa a utilizzare strumenti informatici, trattando con andando a trasportare il nostro business, il canale, diciamo, sull'ambiente generalistico, ci siamo trovati a comprare il 4% del fatturato attraverso il canale. Questa qua è quella che poteva essere una figura, una foto, diciamo, di quello che era la distribuzione italiana dell'aftermarket, parlando sempre di quelli che erano le mie categorie di prodotto, certo, premesso questo, nel 2005. La filiera è una filiera, come potete vedere, è molto lunga, vale a dire, si partiva da un produttore, il prodotto viene importato da un importatore, che coincide spesso e volentieri con la figura del distributore nazionale, ma a volte queste figure sono, c'è un ulteriore gap tra le due. Il distributore nazionale va a distribuire il prodotto a livello regionale tramite quelle che sono delle figure di grossista o distributore regionale, o dove allora era fondamentalmente ancora lo specialista. Si scende a valle, proseguendo lo specialista rivende al ricambista o a sua volta uno specialista stesso, da qua il prodotto arriva all'officina della carrozzeria e infine all'utente. Tutto questo, tutti questi vari livelli si ripercuotono sul discorso di livello di prezzo, dove praticamente in Italia, a differenza di quelli che possono essere altri mercati, la logica predominante è la logica dello sconto sul prezzo di vista. Sconto che chiaramente aumenta al più siamo vicini al produttore, maggiore lo sconto praticato, che cala al discendere, diciamo, del livello distributivo. La situazione era questa nel 2005, più o meno nell'ambito del raffreddamento: il 25-30% del prezzo di listino, quindi il 65-70% di sconto, era ciò che veniva applicato all'importatore nazionale, un 35-40% al grossista, un 50% al ricambista. Fino ad arrivare, diciamo, all'officina, che aveva uno sconto del 35%, quindi pagava il prodotto intorno al 65% del prezzo di listino, con poi l'utente finale che poteva pagarlo da un prezzo pieno a un 85% a secondo della magnanimità dell'officina o della carrozzeria al momento in cui andava a rivendere il pezzo. Questo perché, diciamo, un'altra grossa struttura, a mio parere, quello che è il sistema distributivo delle componenti, diciamo, automotive, che poi si ripercuote ai danni del consumatore finale, facendogli pagare un prezzo maggiore di quello in realtà che dovrebbe, è che l'ultimo passaggio, l'officina, la carrozzeria, dove dovrebbero essere pagati per il lavoro di riparare la macchina, sostituire i pezzi, non si accontentano di guadagnare solamente sul lavoro per cui dovrebbero essere pagati, ma hanno un'ulteriore fonte di guadagno da quello che è il ricarico che vogliono applicare sulle componenti che vanno a vendere. Dal 2005 vediamo come la cosa si è evoluta, perché la crisi, quello che ha portato, oltre, diciamo, il discorso dei generalisti, diciamo, il discorso del mercato in genere, la crisi ha portato, dicevamo, a una riduzione di quello che era il prezzo medio di vendita dei singoli articoli, perché questo è quello che chiedeva il mercato. Quindi, diciamo, le aziende generali, la cosa che siamo trovati davanti è stato quello di dire dove andiamo a recuperare non tanto un discorso di marginalità, perché uno può trovare la maniera di, facendo efficienza in termini produttivi, di andare a ridurre i costi, quindi la minor marginalità che si veniva a perdere con la riduzione dei prezzi richiesta dal mercato poteva essere compensata con dei savings, di riduzione di costi attraverso ottimizzazione dei processi e via dicendo. Il problema non è mantenere solo la marginalità in termini percentuali, il problema fondamentale per le aziende è mantenere la marginalità in termini di dollari, in termini di euro, perché alla fine sono gli euro quelli che permettono di pagare i dipendenti. Io posso mantenere la mia marginalità al 30%, ma se il fatturato da 100 milioni mi cala a 50, i soldi in tasca per pagare i dipendenti, per far funzionare l'azienda, sono meno. Quindi il mercato si sta evolvendo e andando a ridurre, cercare un certo consenso, andare a colpare, ridurre quelli che sono i passaggi della filiera distributiva, andando di conseguenza a cercare di portare un maggior profitto, riducendo gli step della filiera distributiva, teoricamente si dovrebbe andare a aumentare la marginalità di guadagno dei vari personaggi presenti all'interno della filiera stessa. Quello che si sta verificando ora in Italia, per esempio, è che appunto il ruolo di importatore e distributore
nazionale sta andando, ora parte scritto giossista, però sarebbe grossista, sta andando a confluire insieme alla figura del grossista distributore, diciamo quello anche a carattere regionale. Questo sia per una spinta dall'alto verso il basso del produttore che vuole andare a vendere a un livello inferiore e quindi avere una marginalità più alta, sia anche per una spinta dal basso verso l'alto dove è lo stesso grossista a livello regionale che vuole saltare il famoso passaggio intermedio e andare a approvvigionarsi direttamente alla fonte. Ugualmente questo fenomeno che si vede nella prima fase distributiva si vede anche nella seconda, dove la figura intermedia, quella costituita dal ricambista allo specialista, sta cercando di andare a approvvigionarsi direttamente all'importatore per poter così andare a avere o essere più competitivo sul mercato, andare a aumentare i propri margini nei confronti dell'officina o carrozzeria, ma anche in contemporanea si stanno assistendo a fenomeni dove i grossisti, i distributori regionali, cercano di evitare, nei casi dove è possibile, il ruolo del ricambista. Dove il ricambista fondamentalmente il motivo per cui tuttora è presente sul mercato, diciamo, la sua utilità è fondamentalmente un ruolo finanziario da svolgere da banca nei confronti di quelle che sono le officine. Questo perché se in Italia, se non vado errato, abbiamo intorno alle 40.000 tra officine e carrozzerie, se un'azienda dovesse pensare di andare a vendere direttamente alle singole officine, servire 40.000 clienti vuol dire avere un certo tipo di rete di vendita, avere un certo tipo di back office, avere una certa esposizione finanziaria, anche se frammentata, un certo rischio, anche se molto frammentato su 40.000 clienti. Questa parte del, diciamo, lavoro di ricambista è quello che permette, sotto un certo punto di vista, al sistema, del motivo per cui il sistema lo tiene ancora in vita in un certo qual senso, è quello di svolgere il ruolo di banca nei confronti di questi utenti e di fare tutta quella che è l'attività, in un certo qual senso, di back office, di logistica proprio locale, molto locale, perché si parla di logistica di quartiere, neanche una logistica di città. E poi appunto dopo ci sono le officine che continuano a vendere tutto. Questa qua è come la situazione oggi. Ora, questo è un sistema distributivo molto lungo, perché ora se noi lo andiamo a confrontare con la Germania, ma la Germania come a livello di carattere distributivo è molto simile a quello che può essere UK o Spagna. Questa qua parliamo di una situazione distributiva molto più lunga rispetto a quella che è la situazione distributiva italiana, dove innanzitutto il ruolo tra importatore, distributore, grossista, regionale coesistono. Qua è un'unica figura e colui che importa è anche la stessa persona che poi redistribuisce. Il ricambista non esiste, è una figura che è sconosciuta in questi paesi, è una cosa tipica del mercato italiano. E un'altra peculiarità è data da quelli che sono i network di officine. In Italia abbiamo vari network di officine, brand a carattere nazionale come può essere Bosch Car Service, Point Service, le officine a posto e via dicendo. Però queste qua si parla fondamentalmente di reti di network che non sono di proprietà del grossista o del distributore. Si parla fondamentalmente di franchising, di brand ombrella per aumentare quella che è la potenzialità dell'officina. In Germania il fenomeno non è proprio così. In Germania ci sono network di, mi viene in mente una ATU che forse, che se non vado errato, sta entrata anche in Italia, che è di proprietà dell'azienda stessa, è lo stesso distributore, lo stesso grossista che ha costruito e ha costituito il suo network. Questo sempre è di officina, allo scopo di mantenere la maggior profittabilità possibile all'interno dell'azienda. E poi appunto è l'officina che le vende anche qua all'utente finale. Però come risultato di tutto questo si ha che in Germania hanno la filiera, diciamo, distributiva, il produttore, diciamo, l'importatore non solo ha una marginalità più alta di quello che possono essere, diciamo, uguale la stessa figura in Italia, quanto anche il discorso che l'utente finale ha un prezzo più competitivo del nostro. Se noi oggi come oggi andiamo a aprire, fare una qualunque ricerca su internet e andare a mettere un ricambio, spesso e volentieri i prezzi più economici vengono offerti o dal mercato inglese o dal mercato tedesco. Questo perché chiaramente il prezzo d'acquisto nella filiera è più ridotta, diciamo, i gap di marginalità sono diversi rispetto a quello che può essere da noi, sono in grado di poterlo vendere a un prezzo in dei casi inferiore a di quello che tutt'oggi può acquistare un'officina, un prodotto attraverso, diciamo, quello che è il ricambista.
Ora, la grossa domanda è, cioè appunto queste cose, facendo un confronto, appunto c'è l'Italia più lunga, l'integrazione appunto in Germania, l'assenza del ricambista, officine di proprietà, quindi perdita di marginalità, quello che appunto stavamo dicendo prima. Dice, come domanda, cioè, in Italia cosa succede? Andremo anche noi verso questa direzione oppure no? Ora, secondo noi, quando facciamo queste discussioni a livello quartiere generale, in sede di Danimarca e analizziamo i vari paesi, quello che noi prevediamo succederà in Italia è che assolutamente c'è la necessità di una riduzione della filiera. Qualcuno deve sparire. E questo qua potrà avvenire in varie maniere, o attraverso appunto un processo. Il processo di integrazione tra importatore e grossista di fatto è già in fase di attuazione. La seconda aspetto è l'integrazione che ci può essere, diciamo, tra il grossista e il distributore con il ricambista. I fenomeni a cui si sta assistendo in questo momento sul mercato ci sono in entrambe le direzioni. Abbiamo sia casi di aziende di ricambisti di certe dimensioni, con una certa solidità finanziaria, che stanno cercando di fare il salto e di assurgere al ruolo di grossista e quindi aumentare la propria perimetro di vendita rispetto a quello che può essere quello attuale, sia anche il procedimento opposto. Si stanno verificando tuttora dove dei grossisti o delle aziende di distribuzione stanno acquistando i propri ricambisti, dove questo qua nasce originariamente dovuto al fatto del distributore che vede il proprio ricambista con problemi economici, quindi sa che il ricambista è destinato a chiudere, a fallire, per paura di perdere la fetta, la quota di mercato, inizialmente è stata più una mossa difensiva, vado a tutelare il mio orticello andando a rilevare, a comprare colui che sta scomparendo di morte naturale, mentre come è iniziato. Lo sviluppo che sta prendendo adesso sta sempre più diventando un aspetto strategico per permettere al grossista di essere più vicino a quello che è poi il cliente finale, che è costituito dalle officine e dalle carrozzerie, e quindi avere un passaggio in meno, avere una marginalità maggiore nel momento, e maggiore profittabilità nel momento in cui va a vendere. Quello, diciamo, innanzitutto di quello appunto come diceva, si può riassumere. Noi prevediamo più o meno la cosa verrà in una decina d'anni, perché proprio per il discorso di ruolo di banca svolto dal ricambista non è una cosa così semplice, uno switch che possa essere fatto dall'oggi al domani, anche perché poi la gestione delle officine ha una gestione particolare con i resi, errori di rateordinazioni, non è così banale, e quindi il ricambista aiuta in questo punto di vista. Però quello che noi prevedevamo di vedere da qua a 10 anni è appunto l'unione dell'importatore con il grossista, ugualmente l'unione, diciamo, a livello intermedio, fondamentalmente queste qua, appunto, qua si sono già integrati, qua prevediamo che tendano ad unirsi completamente queste due figure, dove quindi l'importatore ragionerà direttamente con il grossista, a meno che il grossista stessa non svolga anche il ruolo di importatore, e si salterà, appunto, noi prevediamo che scompaia la figura fondamentalmente del ricambista, che venga assorbita a livello del grossista o della grossa realtà distributiva, può essere, diciamo, una realtà nazionale o una realtà di gruppi che possono essere, diciamo, presenti in questo momento sul mercato. E oltre a questo, in questo momento, se andiamo a vedere il mercato dell'aftermarket, solamente il 6% del fatturato italiano aftermarket viaggia su internet. Il 94% del fatturato continua a viaggiare attraverso quello che è il canale tradizionale, quindi attraverso il ricambista, attraverso, diciamo, in ultima battuta, le officine. Quindi quello che noi prevediamo è sicuramente ci sarà un'esplosione di quello che è il canale distributivo costituito dalla rete, dove la rete potrà essere utilizzata o direttamente dal produttore o utilizzata dal distributore, poi là entreranno altre ottiche se l'azienda vorrà agire in prima persona, vuole lasciare le proprie marginalità ai propri clienti, scelte politiche, però fondamentalmente appunto sarà o il produttore o il grossista che si avvarranno di internet come nuovo canale distributivo, che sarà rivolto sia all'officina, alla carrozzeria, ma anche rivolto nei confronti dell'utente finale.
perché quello soprattutto in questi anni di crisi è una cosa che a noi capita ogni giorno, quotidianamente, capita sempre più spesso, di ricevere telefonate da privati e abbiamo oggi l'informazione, trovare che componente serve alla propria macchina su internet è un'informazione banale che chiunque è in grado di ottenere in pochi minuti. Gente che chiama, ho visto su internet, voi fate il pezzo per questa vettura, me lo vendete? No, guardi, noi vediamo solamente, abbiamo la nostra filiera, si deve rivolgere al suo meccanico che poi ve lo proverà, no, ma il meccanico li vende. Quindi quello che noi pensiamo è il discorso internet si rivolgerà fondamentalmente da parte delle aziende, sia direttamente all'officina delle carrozzerie che all'utente finale. E questa sarà una leva, una spinta in più per accelerare questo processo di assottigliamento del canale del sistema distributivo. Questo qui io non ho altro per dire. Grazie.